Anche in effettiva relazione del professor Stefano Omica, tracciamo un profilo di Vincenzo Eroli, l'artista di cui parliamo stasera. Volevo ricordare che l'evento a cui si riferiva il dottor Carpentieri, tenutosi qui a dicembre, è stata la mostra dedicata al 700 napoletano, con l'esposizione di veri e propri capolavori dell'arte napoletana e che ha rappresentato comunque la punta di diamante di tutta una serie di attività che gli amici del circolo MGAO hanno posto in essere durante lo scorso anno. Vincenzo Eroli nacque a Napoli il 30 settembre del 1860. Era il terzo figlio dell'ingegnere Luigi e di Clotilde Fedele. Sin dalla più tenera età mostrò una spiccata propensione per il disegno e per l'arte. A 17 anni fu ammesso all'Istituto di Belle Arti della sua città natale, dove fu allievo di Gioacchino Toma, di Federico Mandarelli e di Stanislao Vista. Concluse gli studi artistici nel 1880. A 19 anni esordì alla 15ª esposizione della promotrice di Belle Arti Salvator Rosa nel 1879 con il dipinto La Felice in Membranza, per il quale gli fu assegnato il primo premio. A livello nazionale ed internazionale cominciò ad esporre nel 1902 e da quel momento fu assiduo agli indipendenti e dai due salon di Parigi, a Barcellona, a Londra, a Roma, a Venezia, a Napoli, a Torino, a Milano. Tra il 1889 e il 1890 partecipò alla decorazione della birreria Gambrinus di Napoli. Dal 1892 fu professore onorario presso l'Istituto di Belle Arti della sua città natale. Carlo Siviero lo nominò membro dell'Accademia di Belle Arti San Luca di Roma. Partecipò alla 13ª edizione della Mostra Biennale Internazionale di Belle Arti della città di Venezia nel 1992 con varie opere. Nel 1929 i Bardi Salesiani del Bovero incaricarono Vincenzo Eroli per la realizzazione di una grande pala dedicata al loro fondatore San Giovanni Bosco per il nuovo altare, donato da Federico Salvatore alla chiesa del Sacro Cuore in via Scarlatti, che fu benedetto nel 1932 dall'arcivescovo di Napoli, sua eminenza cardinale Alessio Ascalesi. Dal 1930 approfondì i temi religiosi, infatti nel 1836 partecipò alla mostra d'arte sacra di Napoli con numerose opere. Dal 1936 Eroli non partecipò più ad esposizioni e mostre, ritirandosi nella sua casa di Vico Cagnazzi sulle pendici di Capo di Monte. Fu amico e frequentatore degli intellettuali napoletani Ferdinando Russo e Salvatore Di Giacomo. Il grande artista morì a Napoli, nella sua casa di Capo di Monte, all'età di 89 anni, il 27 novembre del 1949. La pittura di Vincenzo Eroli era fatta di luci abbaglianti e di riflessi ridati che colpirono l'interesse della folta borghesiana europea. La sua bravura gli procurò un notevole successo di pubblico in tutto il continente. Le tecniche preferite da Vincenzo Eroli erano l'olio, quasi esclusivamente su tela, l'acquerello, la tempera e il cartoncino, questi ultime su carta e cartoncino. Raffigurò
paesaggi, marine, mercati, interni di casolari e di chiese, Madonne, Cristi, Santi, un'infinità di personaggi. E adesso...